Tutto è pronto per Cesena-Inter, inizia la partita. Steffè si fa vedere bene. Puskas, grande giocata, si allunga per troppo il pallone. Era molto bella l'idea da parte di Jorge Puskas. Ancora Baldini, cercato Yao, il triangolo è bello. Baldini entra in area, si allunga troppo il pallone. Poi c'è l'ottimo intervento in scivolata da parte di Gabrielli. Colpo di testa di Mancini, Dal Monte prova ad arrivarci da Bo. Stacca molto bene, poi Yao difende l'uscita di Radu. Subito il pallone di nuovo in gioco, ma è ancora Inter. Baldini in scivolata, evita un uomo, anche un secondo messo giù. Non fischia l'arbitro, poi Camara prova il tiro in due tenti, Iglio fa. Apertura sulla sinistra per Mordini, la sovrapposizione da parte di Fabbri che guarda in mezzo, vuole far partire il cross basso, il pallone passa, Radu non benissimo. Ancora Valzani al ritorno di Gnucuri che va a innescare incredibilmente Mancini. Arriva un fischio dell'arbitro e giallo per Radu. Calcio di rigore per il Cesena. Al 25esimo calcio di rigore per il Cesena. Rivediamo il pallone lungo. Gnucuri va praticamente a servire Radu che esce a valanga e travolge Mancini. Parte Mancini con il destro, palo gol, il Cesena è in vantaggio al minuto numero 26. Cesena 1, Inter 0 al minuto numero 26. Parte Baldini sul secondo palo, il pallone passa, spera che rimane lì, poi Yao messo giù e adesso il calcio di rigore è per l'Inter. Mischia in area, Gianfi va sul pallone, lo sposta e prende un calcio da Mordini. Il fischio dell'arbitro, parte Puskas con il destro, si fa ancora respingere la battuta, poi arriva Steffè che la butta dentro, l'Inter pareggia subito 1-1 ed è un sospiro di sollievo gigante dopo l'errore di Puskas. Cesena 1, Inter 1 al minuto numero 29 e guardate che bella questa immagine con Sciacca, il capitano, che va subito da Puskas e dirgli stai tranquillo perché ci ha pensato Demetrio Steffè. Cesena 1, Inter 1, grande la risposta di Iglio, bravissimo però Steffè a scattare prima di tutti e a buttarla dentro, risultato che adesso è in parità. Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo di Cesena-Inter, 11ª giornata del campionato primavera. Altrettanto riesce a recuperare il pallone molto bene Baldini, con Puskas che vuole provare a ripartire sulla sinistra, attacca il lato corto dell'area di rigore, entra in area, Puskas in mezzo, pallone deviato di tacco, ci prova Baldini, subito la risposta immediata da parte di Iglio. Si accentra Camara, il pallone per Steffè, Gianfi voglia andare addirittura al tiro, traversa, ma che tiro di Gianfi, è grande risposta da parte di Iglio che devia il pallone sul montante superiore ed è un gran tiro quello di Gianfi. Balzato davanti, ancora la pressione di Dabò su Mancini, fa partire il cross, attenzione addirittura a Yao che va quasi a stoppare il pallone. Si allarga Steffè, il cross in mezzo con ventre, poi Puskas prova a far scendere il pallone. Arriva il triplice fischio, Cesena-Inter finisce 1-1 dopo 93 minuti di gioco. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.